gelo d'anguria, una ricetta facile, veloce e decisamente fresca. Benvenuti nel canale di Tavola Serena, io mi chiamo Serena e oggi prepareremo insieme questo dolce molto facile con soli 3 ingredienti tipico della tradizione siciliana. Vi invito a iscrivervi al canale qualora non l'abbiate ancora fatto per non perdere tutte le future ricette estive e non. Per fare il gelo d'anguria io ho utilizzato un'anguria senza semi, o comunque i semi erano molto piccoli e molto pochi, e in tutto ne ho utilizzato 1,5 kg. L'ho tagliata a fette, diciamo che le mie fette erano anche piuttosto grandi, vi consiglio pezzi più piccoli, perché poi andrà passata nel passaverdure. In questo modo andremo a ottenere il succo di anguria senza però i semi e le fibre, perché per questa ricetta dovremo ottenere solo succo d'anguria. Questa è la parte un pochino più lunga della ricetta perché serve un po' di pazienza per far passare tutta l'anguria, però ne vale la pena. Se poi avete un estrattore potete utilizzare quello e quindi guadagnate in tempo e fatica. Io mi sono fatta aiutare dalla mia aiutante, così ho lavorato meno. Questo è il succo di anguria che ho ottenuto, in tutto era 1 litro. L'ho fatto poi passare attraverso un colino per eliminare ancora le restanti fibre che sono passate attraverso il passaverdure. In questo modo otterremo un succo liscio. E tra parentesi, tutti gli scarti, diciamo così, di questa lavorazione non buttateli, potete tranquillamente mangiarli con un cucchiaino come ho fatto io. Tra l'altro questa ultima polpa che rimane all'interno del colino potete lasciarla nel freezer per circa 1 ora e diventa una sorta di granita freschissima, quindi davvero non buttateli. Dopodiché in una pentola aggiungiamo 90 g di amido di mais che farà da addensante e lo zucchero. Io vi consiglio lo zucchero semolato e non quello di canna per non andare a alterare il colore, e io ho scelto una quantità di 50 g. Qui la quantità è variabile, dipende quanto vi piacciono i dolci zuccherati o meno. La mia anguria era anche piuttosto dolce, quindi ho scelto di non esagerare con le dosi di zucchero. Aggiungiamo poi poco succo di anguria e mescoliamo fino a far sciogliere per bene l'amido e lo zucchero. Dopodiché aggiungiamo la restante parte di succo e accendiamo il fuoco medio-basso. Mescoliamo di tanto in tanto finché non raggiungiamo il bollore e la crema non inizia ad addensarsi. Questa è la consistenza che dobbiamo ottenere. Come vedete cambia di colore e si passa a un rosso più intenso. E la ricetta è praticamente finita, ora non ci resta che trasferire questa crema ottenuta, questo budino praticamente, all'interno dei contenitori che vogliamo. Possiamo fare un unico ampio contenitore oppure delle monodosi come ho fatto io. Ho utilizzato semplicemente dei bicchieri, va benissimo anche se ne avete degli stampini in silicone e dargli così la forma che volete. Io ho utilizzato il bicchiere e poi sono comunque riuscita a capovolgerli e a ottenere la forma da budino. Vi consiglio di farlo raffreddare completamente e poi di lasciarlo in frigorifero per almeno 3 ore. In questo modo addenserà ulteriormente ottenendo questa consistenza tipica gelatinosa. Poi sarà bello fresco perché lo scopo di questa ricetta è di gustare questo dolce bello fresco. Dopodiché bisogna guarnire. La tradizione vuole che si utilizzino gocce di cioccolato e pistacchio. Io purtroppo non avevo in casa il pistacchio, quindi ho scelto di utilizzare delle nocciole. Infatti ho scelto di fare questa ricetta perché avevo un'anguria da consumare, era già matura e se fosse rimasta in frigo troppo sarebbe andata male, e questo è un peccato. Anche per questo questa ricetta è molto utile. Ed ecco qua il gelo d'anguria, fresco e pronto per questi giorni particolarmente caldi. Se questa ricetta vi è stata utile lasciatemi un pollicino in su, vi invito a iscrivervi al canale per non perdere tutte le future ricette attivando la campanella e io vi ringrazio per aver passato il vostro tempo insieme a me e ci vediamo nel prossimo video. Ciao!